Raga, non potete capire, live reaction improvvisatissima. So da Mediaset Infinity, ora sta per partire Liverpool-Milan. Ho deciso di fare questa live reaction per darvi anche un contenuto alternativo ai soliti post partita che porto. Questa è una roba anche più genuina, spontanea. Sto qui con la Coca-Cola e vabbè, la pizza. E ragazzi, vediamo un poco questa partita cosa ci può dire, perché Milan si è giocata molto bene contro la Lazio. Contro il Liverpool, secondo me, nonostante comunque sia un avversario molto forte, ce la possiamo giocare bene. Anche un pareggio, tutto sommato, andrebbe bene. E raga, speriamo bene. E ho dovuto fare di fretta e furia per mettere tutta la roba e fare questa live reaction. Lo sapete, Ibra non c'è per infortunio. La formazione titolare del Milan è Maignan in porta, Calabria, Kier, Tomori, Teo Hernandez, Bennacer, Kessié, Salemakers, Brahim, Leao, quindi Brahim Diaz, Leao e Rebic. Sto da Mediaset Infinity che ieri l'ho messa e mi ha dato anche dei problemi, già dei problemi anche quando guardavo Malmo Juve e Villarreal Atalanta, si è bloccata diverse volte, quindi speriamo bene anche sotto questo punto di vista. E intanto io mi mangio la pizza. Alisson, Gomez, Matip, Alexander-Arnold, Robertson, Fabinho, Henderson e Keita, Origi, Salah a destra e Diogo Jota a sinistra, la formazione titolare del Liverpool. Si parte, dai ragazzi, dai, forza Milan. Maignan una sicurezza. Sto Maignan e ha preso palla Maignan. Che battutaccia, mamma mia. Madonna mia, porca puttana Origi. Mamma mia. Mamma Origi. Cioè ci pressano, aggressivissimi. Non si riesce a uscire. O vedete se deve iniziare a bloccare media, se tu. Ma porca puttana. Tomori ha intercettato un pallone correndo avanti. Cioè dall'altro lato col tacco senza guardare sto pallone. Non sa manco lui come l'ha preso. Ok, pizza finita, posso sistemarmi meglio. Perfetto. Era buona, sì. Pensiamo a sta partita, va. Liverpool. Eccolo Alexander Arnold pronto al tiro. Vabbè. Leggera deviazione, ha superato Maignan. Il Liverpool è in segno di Liverpool con Alexander Arnold. Alexander Arnold su deviazione. Che ha fatto però una bella azione. Mamma mia, è un assalto, veramente un assalto. Leao non ha seguito l'azione, non ha coperto la linea di passaggio dell'1-2 su Alexander-Arnold. Ma Leao non è bravo in copertura, no. Poi è stato anche fortunato perché l'ha deviata Tomori e ha spezzato Maignan che stava stendendo praticamente per intercettare il pallone. Vabbè. Salah, bravo, bravissimo Tomori, bravissimo. Che chiusura, raga. Anticipo Robertson, Fabinho può cercare il cross, il tocco invece è arretrato ancora per lo scozzese. Cosa? Conclusione deviata e calcio di rigore. Calcio di rigore per il Liverpool. Hanno chiesto il calcio di rigore per l'intervento di Bennacer. E braccio è largo, sì. Ragazzi, dobbiamo svegliare però, che cazzo, madonna, dobbiamo svegliare. Vediamo un po'. Segna, che come vuole fare? Parte Salah. Arcuata, lunga, e mamma Maignan! Che cazzo. Maignan, madonna, madonna. Miracoloso. Fantastico Maignan. Madonna, miracoloso, raga. Che cazzo di parata. La prima soprattutto, perché lui non... vabbè, no, era potente, però era centrale, però... ma pure il secondo, Più bravo sulla respinta quasi. Infatti sì, è vero, ho visto male. La respinta era più difficile. È bella questa, mamma mia. Sulla respinta di testa, bella, bella, bravo. Bravissimo. Vedi un po', 13 tentativi e 6 in porta di questi. Noi 0, mi ha fatto un cazzo. Leao tenta, viene chiuso. Sta spiegando tutta la storia, tutta la vita e morte e miracolo di Origi. Il telecronista, cioè. Guardate questi come pressano, cioè. Pressano da far schifo, mamma mia. Hanno dato autogol a Tomori, Pareva che venisse dato il gol ad Alexander Arnold, invece ha dato autogol a Tomori. A me forse non potrei di parolacce sui. Vabbè, io metto a censura tutti i parolacci, voi state boh. Le lascio perché viva la spontaneità, ragazzi, cioè. Senza, con le parolacce censurate, che show è? Bisogna tenerle le parolacce. Ma sai che non sono bestemmie, parolacce sì, però. Contro la Lazio parliamo Gesù Cristo. Qua non riescono a fare 3 passaggi di fila per cercare di attaccare. Io non... Ragazzi, comunque, allora, con quale costanza porterò magari qualche live reaction? Se ci saranno partite particolarmente importanti,
soprattutto di Champions, porterà la live reaction. Per esempio per Milan Bologna non penso che porterà la live reaction. Comunque, se vi è piaciuto il video, quindi lasciate un like, un commento qui sotto e un'iscrizione. E intanto io penso organizzarmi per altre live reaction di match, comunque che siano match di rilievo sicuramente, ecco. Mamma, come giocano questi però, eh. Ma è impressionante, mamma. Magnani ha fatto la prima stronzata. A questo punto mi sale la curiosità di vedere se anche nel secondo tempo possono reggere questo ritmo, perché sono indiavolati. Dicevano la stessa cosa con noi contro la Lazio. Com'è strana la vita. Una volta tocca a te e il giorno dopo tocca a quell'altro. Il possesso palla non è a vantaggio loro più di tanto, 55 contro 45, ma non rispecchia ciò che si è visto in campo, perché poi loro hanno sempre controllato il gioco, ma sempre, quindi mi aspettavo anche di più sinceramente. Hanno fatto pure buco a pallone questi del Liverpool, mamma mia, assatanati. Yeah, però pure Teo è impreciso, Non stanno giocando con la qualità, anche con la precisione che li contraddistingue. Cioè, sembrano quasi impauriti, non lo so, imprecisi. Teo pure, impreciso. Diaz, in verticale per Salemakers, che si è accentrato bene, può appoggiare su Raffaello. Rebic! La cosa buona ha fatto Leao, proprio quando lo stavo dicendo. Madonna. Rebic! Dai, cazzo! Bella azione, un'azione buona abbiamo fatto, bella proprio. Io aspetto sempre, perché a volte segnalano fuori gioco, c'è qualcosa che non va. Però bella azione, bravissimi. Veramente bravi. Ora il Milan ha ripreso, confidenza, fiducia, si è sciolto. Passa la... con Rafael Leao, che tocca ancora per Rebic, all'interno Teo Hernandez. 2-1! Sì! 2-1! Sì! Cazzo! Bravi cazzo. E lascio tutte le parole là. Ce me frega un cazzo che non monetizzo. Me ne frega un cazzo, mamma. Bravo Leao, siete presi alla grande Leao. Bravissimi. Bravi, con grinta, così, determinazione. Quella che si è vista contro Lazio non si è vista in tutto il primo tempo contro questi. È regolare, sì, è regolare. Dai. Vai, c'è ancora una possibilità di fare un'azione, forse no. Vabbè, ha fischiato. Dai 2-1 all'intervallo, 2-1. Dai, cazzo. Dai, crediamoci. Allora, raga, sta partendo in questo momento il secondo tempo, ma c'è un problema, perché si è fatto male Magnano nello scontro con Teo Hernandez, proprio nell'ultimo minuto di gioco, è stata Tatarusanu. Allora, Tatarusanu non fa cazzate, cioè, per favore, Tatarusanu. Mi raccomando, preghiamo il dio Tatarusanu. È iniziato intanto il secondo tempo, speriamo bene. No, raga, in realtà non ho capito che cazzo ha detto il terrorista. Se è entrato da Rausano oppure si sta... Ma no, raga, sta partita veramente... Secondo me vado in terapia intensiva dopo, Cioè, se andiamo sul 3-1... Ma rischio di andare in terapia intensiva, In 5 minuti tre gol, pure di meno. Vabbè, pare sia fuori gioco, ha segnato Kier, mi sembra, ma... E oltre, vabbè, niente terapia intensiva. Hernandez è andato di... C'è un tifoso del Liverpool che sta raccogliendo Hernandez col cucchiaino, che si era andato a sbattere contro i cartelloni. Vabbè, tifosi del Liverpool, non è che mo noi ogni volta che qualcuno si fa male stiamo simulando, perché noi di voi non abbiamo paura, avete capito? Noi di voi non abbiamo paura, ragazzi, quindi è inutile che fischiate e fate e fate gli ululati, è inutile. Quindi già si è alzato. Salah scambia con Origi, resta in porta Magnani, viene preceduto. Vabbè. Da Raffaele, da Mohamed Salah, 2-2 per... Segnate lì, è 2-2. Magnani resta in porta, non esce. Non so se ci aveva i tempi giusti per uscire, però Vabbè, raga, 2-2, non c'è stato niente, 2-2, tranquilli. Che sì, stasera pure sbagliato i palloni, Va anche detto che nell'episodio di Magnante, secondo Liverpool, l'azione si svolge molto velocemente con un 1-2. Il portiere ha meno tempo per calcolare, per pensare a quale sarà la prossima giocata del Liverpool. Vabbè che ce n'era uno da coprire in quel caso. Però il portiere ha meno tempo rispetto a quando uno verticalizza e il pallone è lungo e magari il portiere esce al limite dell'area come ha fatto Rimalisson per prendere la palla, quando l'azione è più lenta. Invece qui è stata una verticalizzazione, un 1-2 molto rapido del Liverpool. Niente. Se
bloccato Mediaset. Porco due, madonna mia, siamo tornati indietro di 10 anni con sti cazzo di dispositivi. Ma non stiamo andando bene con Sky a televisione, mamma mia. Ma se inizia a bloccare Mediaset. Di più di 10 anni, che cazzo dico pure io 10? 30 anni. 20-30 anni. Guardate. Cioè, ferma st'immagine, non fa un cazzo. Ferma 62esimo. Perché l'ho riacceso, ma mi sono perso anche 5 minuti prima, quindi è dal 57esimo più o meno che non sto più vedendo un cazzo. Mostrano già 65esimo, quasi, 64esimo, e non so cosa cazzo sta succedendo. È entrato Mané, è uscito Righi, è entrato Florenzi, è uscito Salemakers, è entrato Giroud, è uscito Leao, e è stato ammonito Brandi, grazie, lo so per le altre, per One Football qua. È ripartito mo, quando nel replay del gol pare che quindi sia del Liverpool, perché stai sfruttando Jordan Henderson. Scusate per l'inconveniente, però raga, che cazzo devo fa? Sapete come succedono sta cosa, i dispositivi, ho perso pure il gol, ma vabbè. L'ho rivisto un po' nel replay, ma ovviamente non ho potuto reagire live, perché ma ormai, cioè, tra l'altro si vede una meta, tutto pixelato. Si era bloccato, l'ho spento 2 volte, l'ho riacceso, ho spento wifi, cioè modem, router, no? E mosso al 70esimo, mi sono perso quasi un quarto d'ora di partita. Sull'angolo dei Reds, Rebic allontana di testa al limite dell'area. Il capitano arriva con i tempi giusti, scarica un destro al volo che batte Magnano. Allora avrà fatto pure un bel gol, però purtroppo mi sono perso. L'Inter sta 0-0 ancora contro il Real. Alexander Arnold, ok, chiude chi, eh? Mi sembra. Tra i vari pixel ho individuato un capello biondo. Quindi sì, è Kier, è Kier. Sto Jones, mamma mia. Ma questo mo è entrato? 2001, mo è entrato. Ha fatto un tiro, ha scartato 2 uomini, ha tirato dal fuori dall'esterno dell'area. È un bel tiro, Ma non era vicinissimo però all'angolo. Però cazzo, che personalità, complimenti. Dai ragazzi, non demordiamo, dai. Dai, siamo all'80esimo, ancora 3-2 per il Liverpool. Certo però che bella partita che è venuta fuori, veramente bella. Bella partita. Ah, sta facendo vedere il gol, bello però, bello. Colpito proprio bene, bello. Si è studiata pure una luce, sto con una luce ora. Vabbè, tutto bene. Sto con un occhio anche all'Inter, da One Football, voglio vedere come finisce. Calcio d'angolo per noi, 86esimo, calcio d'angolo per noi. Dai ragazzi, crediamoci. Tonali. Oh! Annaggia, ha deviato Kier e in allungo Alisson insomma ha preso il pallone. Bel tuffo di Tonali e di Kier, ha fatto un... sarebbe stato un bel assist se Maldino o quell'altro l'avessero intuito, ecco, come possibilità, intuita. Cioè certo, segnare dalla in tuffo in quel modo era, non dico impossibile, ma molto molto difficile. Florenzi si è andato ad abbracciare Stewart là. 89. Si soffre. Yeah, ma che palla gli ha dato Chamberlain? Ne ha. Meno male che chi si è addormuto, Mané. Ma che palla gli ha dato Chamberlain? Ma no, bravissimo. Attacca ancora il Liverpool, più o meno di recupero. 1-0 Real. Ha segnato Rodrigo su assist di Camavinga. Ok, va bene. Certo, è un po' una beffa per l'Inter all'89esimo subire 1-0, sinceramente, quindi provo quasi compassione, vedete la verità. Questo mi spaventa da milanista, mi spaventa molto. Ma tengono sempre loro il pallino, però, del gioco. Non vanifichiamo il recupero che abbiamo fatto sul finale di primo tempo, di 2 gol in 2-3 minuti. Non vanifichiamo, dai, almeno un pareggio, un 3-3 rocambolesco all'ultimo secondo. Dai! No, ma che cross è? Era da poco a lanciare in coppa curva a Liverpool lo sto pallone. Allora ragazzi, seguiamo questi ultimi minuti, questi ultimi secondi praticamente, perché manca 1 minuto. Si è stato pure l'altro faretto, sto con la luce che YouTuber artigianale. Si è studiata la videocamera, si è studiato i 2 faretti, Mediaset Infinity si è bloccato 8000 volte. Sarà deleterio questa live reaction, mamma mia. Ha divato Matip, Arnold in chiusura, ha respinto, abbiamo recuperato noi, Diaz tira alto, porca puttana. E questa era l'ultima occasione. Beh, anche questa è stata una scelta giusta. È stato bello finché è durato, però non è, ragazzi, perché siamo fatti valere, tutto sommato, per come siamo partiti all'inizio ci siamo fatti valere. Ciao raga, like, iscrizione, commento.
È giusto, e probabilmente posso anche portarvi un video a freddo. Sapete, di sta partita, mo che ricarico tutto, videocamera e tutto, un bel video a freddo ci sta, perché è stata una partita molto intensa, piacevole, a discapito di Mediaset che si è bloccato several times, come si dice in inglese, nel secondo tempo. Già avevano detto tutto, like, iscrizione, condivisione, commento soprattutto dei milanisti. Bella a tutti, sempre 26, a presto. Tell me that you love me, even if it's